E questo appunto comporta una concentrazione di prelievi tutti su una certa area del bacino. La qualità chimica delle acque quindi non è buona nel tratto alto del Cecina ed alcuni affluenti a causa di contaminanti quali l'arsenico, il boro e il mercurio che si trovano anche nei sedimenti. E poi abbiamo appunto delle criticità sulla qualità della risorsa idrica legate agli scarichi, anche se poi vedremo che in parte queste problematiche sono state risolte. Questi dati, oltre a essere diciamo, dati dagli interventi sia all'interno del comitato promotore sia all'interno dell'assemblea di bacino, vengono anche dimostrati da una serie di dati che sono dati dall'autorità di bacino distrettuale. Ora vediamo se riesco a ascoltare. Qui potete vedere uno schema che è anche incluso nell'analisi conoscitiva, che è stato realizzato, diciamo, visualizzato anche con l'aiuto di CIRF e viene dal piano di gestione delle acque 2015. E vedete bene un confronto tra lo stato ecologico e lo stato chimico, che devono sempre essere comunque considerati diciamo, connessi tra di loro. E vedete nella parte sinistra lo stato ecologico del fiume Cecina, sia delle tre parti, quindi Cecina, delle due parti, tre parti, scusate, Cecina Monte, Cecina Medio e Cecina Valle. Nella parte gialla potete identificare la zona di valle che, per quanto riguarda lo stato ecologico, ha lo stato più basso, quindi lo stato sufficiente. E vedete poi in arancione gli affluenti del fiume, in arancione sono quelli in stato scarso e quindi che possono determinare un peggioramento anche del fiume Cecina nel momento in cui vi si collegano. Nella parte destra invece abbiamo una descrizione dello stato chimico in blu il buono e in fucsia il non buono e vedete invece che appunto la parte chimica più critica è sia negli affluenti che nella parte di Cecina Monte. Proseguiamo con la descrizione dei nostri punti di forza. Anzi, no, prima vi faccio vedere una parte come vi dicevo, c'è una criticità legata alla scarsità di risorsa idrica che, soprattutto nei tempi di estivi, porta a un'ingressione del cuneo salino, cioè il fatto che ci sia poca acqua permette al cuneo salino proveniente dalla zona del mare di infiltrarsi nella parte sotterranea e quindi contaminare in un certo senso, non far mantenere la qualità alta dell'acqua e aumentare la salinità, causando dei danni appunto all'equilibrio dell'ecosistema. In più a questo si aggiungono il fatto che ci sia una concentrazione con poca acqua, ci sia una concentrazione maggiore di nitrati e ricordiamo appunto che questa è una zona vulnerabile dai nitrati di origine agricola che determinano sempre un peggioramento della qualità dell'acqua. Questa slide invece vi mostra la risorsa idrica dove è concentrata, diciamo, la qualità, le aree in cui vengono estratte principalmente l'utilizzo dell'acqua usata ad uso idropotabile. Vedete appunto qui una descrizione dei vari acquiferi, uno degli acquiferi più importanti lungo il fiume Cecina è l'acquifero M. Che va dal tratto del ponte della strada provinciale 29 della Val di Cecina fino al ponte Steccaia, fino alla foce. E in proprio questa zona viene considerata riserva strategica ai fini dell'utilizzo di risorse idropotabile. È stato proprio identificato dalla Regione Toscana con una delibera di giunta regionale, anzi con due delibere, e questo cosa vuol dire? Significa che in quest'area il fatto che che si riesca a mantenere una quantità di acqua di buona qualità sufficiente per uso potabile può essere in qualche maniera compromesso dall'utilizzo di altre funzioni. Quindi questa è una delle zone del fiume più critiche, proprio perché, come vedete anche dallo schema, la quantità di acqua disponibile sia per quanto riguarda la parte superficiale che per quanto riguarda la parte sotterranea, è elevata per quanto riguarda la parte alta del fiume Cecina, mentre nella parte bassa c'è una disponibilità inferiore di risorsa idrica che però per un discorso anche di strutture è l'area in realtà adibita all'estrazione per uso idropotabile ed uso industriale.
Una caratteristica particolare anche di questa parte del corpo idrico dell'acquifero M è la presenza di risorsa idrica non soltanto superficiale, qui infatti vedete che è sottolineata non soltanto superficiale, ma anche sotterranea. Quindi c'è una doppia, diciamo, un doppio posizionamento della risorsa che poi è difficile anche da quantificare. Per quanto riguarda invece i punti di forza che sono emersi dall'assemblea di bacino, sicuramente una delle caratteristiche del fiume Cecina è il fatto che abbia una forte capacità di ricarica nei momenti di morbida, il buono stato chimico delle acque della parte media e valle, come abbiamo visto già nello schema precedente, grazie anche al fatto che da anni sono stati iniziati degli investimenti in questa zona attraverso l'accordo pilota, che dal 2003 ha permesso una buona copertura di servizi di depurazione dei reflui urbani. E inoltre continuano a essere realizzati degli interventi, tra cui la recente conclusione di importanti opere di bonifica e di consolidamento per tutelare dalle nuove contaminazioni le acque del fiume e degli affluenti all'interno del comune di Pomarance. Inoltre, sempre con l'accordo pilota del 2003, ma anche con nuovi investimenti, sono state fatte tutta una serie di interventi per migliorare l'efficienza della risorsa idropotabile e industriale all'interno del bacino. E quindi sono stati finanziati alcuni progetti, tra cui lo studio preliminare di Pian di Goro, il sistema di interconnessione idrica della Val di Cecina, il nuovo sistema idrico-industriale per l'attività mineraria della Cacciatina e il recupero per uso industriale delle acque provenienti dai depuratori di Cecina e Rosignano col sistema Aretusa, poi evoluto in Aretusa Ultimate. Quindi tutti questi progetti sono stati finanziati e pianificati proprio per riuscire a risolvere alcune delle criticità e dei punti di debolezza che abbiamo visto prima, legati alla scarsità della risorsa idrica, intesa come qualità e quantità, che vanno come scarsità, come condizioni, a peggiorare lo stato ecologico e l'ecosistema del fiume. Però vi sono anche altri elementi che sono emersi dall'Assemblea e dal Comitato Promotore che sono legati alla manutenzione, alla gestione della risorsa idrica intesa come gestione legata al territorio e quindi sia la sua parte morfologica che vegetazionale. Alcuni dei punti di forza che sono emersi dall'Assemblea sono il fatto che appunto questo corso d'acqua sia ancora molto naturale, ancora poco antropizzato nella parte medio-alta, e questo effettivamente è una condizione che potrebbe permettere una buona possibilità di laminazione, quindi di creare delle casse di laminazione, nonostante ci siano anche delle aree di incisione. È ancora presente, viene mantenuta una fascia ripariale e gestita in maniera sostenibile lungo il corso d'acqua. In questo il parco fluviale potrebbe avere un impatto positivo e anzi continuare a migliorare questa presenza di fascia ripariale e permettere al fiume di espandersi nei momenti di piena. E inoltre ci sono delle attività come ad esempio il percorso formativo del consorzio di bonifica di CIRF per quanto riguarda la manutenzione integrata che cercano di appunto di promuovere e di diffondere i principi della progettazione integrata per venire incontro sia ai problemi del rischio idraulico che della gestione della risorsa idrica. I punti di debolezza però ovviamente anche questi sono emersi all'interno del percorso. Un aspetto che viene più volte ricordato è che questo territorio è soggetto a eventi alluvionali molto intensi e questi eventi alluvionali coinvolgono anche alcune aree che sono produttive o comunque abitate, anche se in maniera limitata. Un elemento che più volte è emerso è il discorso dei sedimenti, il fatto che vi sia effettivamente un disequilibrio di sedimenti che è stato precedentemente indotto dai prelievi in alveo che hanno modificato quindi l'equilibrio della dinamica morfologica del fiume e determinando quindi da una parte degli accumuli di sedimenti che vengono considerati come elementi di pericolo per le esondazioni, ma dall'altra anche delle forti dinamiche di erosione e quindi una dinamica morfologica attiva, quindi di mangiarsi una parte delle sponde, e soprattutto in aree agricole, determinando anche delle perdite economiche per gli agricoltori che lì hanno le loro attività. Un altro elemento di debolezza è che fino ad oggi mancava un progetto unitario di manutenzione straordinaria che permettesse l'integrazione di politiche di gestione del rischio e di tutela dell'ecosistema fluviale, che è appunto uno degli obiettivi del contratto di fiume, invece poterlo realizzare.
E mancata anche una manutenzione, una visione unitaria, e una gestione della vegetazione all'occhio con una corretta pianificazione anche per quanto riguarda la manutenzione ordinaria della vegetazione. Quindi, è necessario sia, diciamo, visto come punto di debolezza, sia, la parte della manutenzione straordinaria che ordinaria. E inoltre c'è anche un altro aspetto, che mancando un regolamento di polizia rurale ed essendo un reticolo minore gestito dai privati, è difficile anche far intervenire i privati sulla manutenzione del reticolo minore, che molto spesso risulta abbandonato. Un veloce excursus su alcuni dei progetti che potrebbero servire a, diciamo, alla discussione di questo workshop. Uno di questi è appunto l'ampliamento della rete idrica di interconnessione per la Val di Cecina. Questo è un progetto, un piano di investimenti condotto da ASA nel periodo 2019-2023. E una parte di questi, diciamo, con investimenti totali di 9 milioni, di cui 4,6 milioni sono provenienti da contributi Solvay Chimica Italia. E sono previsti una serie di interventi puntuali che saranno appunto a interconnettere l'intero sistema idrico, sia da monte fino a valle. Un altro invece progetto di molto rilievo, che può sempre interessarvi, soprattutto per la gestione dei sedimenti e per la criticità del deflusso ecologico del fiume, per l'importanza di mantenere un deflusso ecologico del fiume e per valutare se poi questo intervento riesca anche a ricaricare in maniera naturale il fiume nel periodo estivo, è l'invaso del Pian di Goro. L'invaso del Pian di Goro è stato pensato proprio per coprire il fabbisogno di uso potabile agricolo e industriale per l'area non soltanto della Val di Cecina, ma anche per una parte della Val Delta. Ad oggi sono in campo degli studi di fattibilità preliminare, che sono stati finanziati, che prevedono per adesso due possibili progetti, con diciamo uno sbarramento di altezza diversa e un volume di contenimento diverso. Alcuni aspetti però che vanno valutati all'interno di questa valutazione degli studi di fattibilità sono appunto, come vi dicevo prima, sono stati evidenziati in maniera molto chiara che questo invaso dovrà in qualche maniera garantire la ricarica naturale, avere diciamo, alla sua basarsi su una valutazione del deflusso ecologico che ad oggi non è ancora stata realizzata. Una valutazione, una ricerca della soluzione per la gestione dei sedimenti, perché altrimenti si aumenterebbe la incisione del fiume, e una stima dei costi dell'opera in relazione alle diverse ipotesi di capacità invasata, di acqua invasata. Un altro progetto che può interessarvi è quello di Aretusa e Aretusa Ultimate, che è indirizzato a migliorare appunto la gestione delle acque reflue, ovvero a richiedere meno risorse da parte del fiume Cecina, riutilizzando le acque reflue dei depuratori del depuratore di Rosignano e del depuratore del Cecina. Questo è un progetto che è iniziato appunto con l'accordo pilota e che è proseguito. E perché è stato pensato di ampliare questo progetto? Perché effettivamente la Solvay ha una necessità di acqua che è superiore rispetto a quello che veniva erogato da Aretusa, e anche per rispondere a un altro problema: il fatto che questa acqua che veniva trattata con Aretusa era un'acqua di non perfetta qualità, in alcuni casi aveva una salinità elevata, e con Aretusa Ultimate quindi l'obiettivo è quello di aumentare la disponibilità di risorsa idrica che può essere utilizzata appunto per varie funzioni, e che quindi può in qualche maniera ridurre anche la pressione di presa d'acqua da altre zone del fiume Cecina e riutilizzando quella dei depuratori. Infine, noi abbiamo appunto, vi presentiamo anche il progetto di Campo Pozzi della Cacciatina. Anche questo è un progetto che ha come funzione quella di poter garantire comunque all'attività industriale di Solvay di prendere un certo quantitativo di acqua, che è quello sempre previsto, sempre identificato all'interno
delle pianificazioni regionali per quanto riguarda l'attività mineraria, in questo caso siamo nella parte alta del fiume, e quindi questo intervento prevede lo spostamento, la delocalizzazione di alcuni pozzi senza appunto modificare la quantità di prelievo finale a fini industriali per per permettere al fiume di ricaricarsi e quindi di non essere in qualche maniera danneggiato da questo prelievo e per cercare di trovare una soluzione ottimale per questa delocalizzazione dei pozzi sono stati seguiti principalmente due parametri, cioè che questi nuovi pozzi fossero distanti almeno 250 metri e che la quantità di acqua e che la quantità di acqua sufficiente a ridurre l'impatto sul fiume fosse di non andare a incidere sui tempi di ricarica. Quindi questo spostamento deve valutare il fatto che il fiume possa ricaricarsi in maniera naturale senza provocare una riduzione della risorsa idrica e questa distanza dal fiume. Per quanto riguarda i tempi di realizzazione sono previsti 2 anni. E questo intervento prevede appunto anche una realizzazione, un collegamento ad impianti esistenti e un'ottimizzazione degli acquiferi attraverso anche un controllo proprio del processo e quindi una garanzia sia di non provocare danni appunto sulla disponibilità di risorsa idrica, sia anche sulla qualità del tipo di acqua che viene prelevata. Mi pare che siano concluso. Ora mi dispiace che Ludovica non abbia potuto, insomma, prestare la sua presentazione. Spero di essere stata abbastanza chiara. Poi eventualmente possiamo vedere dei chiarimenti. Grazie Stefania, sei stata chiarissima e come sempre molto competente sulle questioni che sono state affrontate. E niente, direi che passerei, se non ci sono domande sulla presentazione, mi soffermerei, visto la giornata che vuole essere un workshop, mi soffermerei. Volevo dire solo una cosa, sono Cristina Simoncini dell'Autorità di Bacino Distrettuale. Volevo dire che riguardo al deflusso ecologico ci stiamo lavorando, abbiamo dato una convenzione all'Università di Firenze e quindi si sta elaborando il bilancio idrico a livello regionale e anche il deflusso ecologico. Quindi insomma, non dico a breve, ma comunque sono in corso l'elaborazione, insomma. Solo questa Grazie. precisazione. Grazie Grazie. Cristina. E sul bacino del Cecina nello specifico e poi su quali altri No, bacini? su tutta la Toscana. Ok, su tutta la Toscana. Allora ci vorrà un pochino di tempo comunque. Cavolo! Sì, Sì, però è già bel da un po' lavoro. che questo studio è iniziato, quindi insomma, siamo speranzosi, via. I tempi li conosci su per giù? Ma non lo so, insomma, abbiamo parlato anche la scorsa settimana, comunque vanno avanti, però quando sarà la conclusione non lo so. Perfetto, ti ringrazio. E quindi niente, a questo punto proverei a, se ci sono altre domande o altre considerazioni ulteriori. Bene, e allora proverei a condividere io la mia presentazione.